Parlando invece dell'altra milanese, l'Inter si aspettava che col passare dei mesi potesse calare così, addirittura Stramaccioni aveva fatto meglio a questo punto della stagione rispetto a Mazzarri? Un po' me l'aspettavo, perché l'organico dell'Inter è il frutto di alcune stagioni di mercato secondo me abbastanza confuse. Sicuramente non è la squadra che Mazzarri avrebbe voluto avere in mano il primo anno, però sapeva in quali condizioni prendeva la squadra e quale sarebbe stata la condizione societaria, perché è già abbastanza chiaro che Moratti si stava muovendo sul mercato per trovare soci o addirittura per vendere una parte consistente dell'Inter. Quello che mi meraviglia è questo alto e basso, nel senso che all'inizio di stagione Mazzarri ha dato una compattezza, se posso dire quasi da provinciale all'Inter, però una certa solidità che si è completamente smarrita a cominciare dalla difesa. Io credo che un po' le colpe sicuramente non sono di Mazzarri, però un po' di ragionamento sulla qualità Mazzarri deve cominciare a farlo, perché insomma non può mettere in campo una squadra con una seconda punta, e questo è tutto il reparto offensivo dell'Inter, tenere in campo giocatori che sicuramente dal punto di vista della qualità, come dire, ci hanno detto quello che valgono e quello che non valgono, Kuzmanovic, e tenere invece in panchina altri giocatori che forse più giovani, che ti consentono magari di perdere, ma di perdere con maggiore dignità di quanto non sia avvenuto a Roma. Ecco, anche se il mercato di gennaio è appena iniziato, si aspettava, aveva la sensazione che Toir potesse fare, potrà fare qualche investimento economico in più rispetto a quello che è stato finora ipotizzato? No, io non ho mai pensato che Toir venisse per fare degli investimenti il primo anno e men che meno a gennaio. Per quello che ho capito, conoscendolo, è venuto in Gazzetta, siamo stati insieme anche una discreta quantità di tempo, Toir è un industriale appassionato sicuramente dell'idea dell'Inter e dell'idea del calcio, ma ha una visione del business molto metodica, e prima mette a posto la società e poi mette a posto la squadra, dice ma è sbagliato. Probabilmente quello a cui non siamo abituati è un proprietario che sta a migliaia di chilometri di distanza. Ogni volta che l'Inter perdeva o vinceva, per carità, c'era una certezza, andavi sotto la Saras e tra una Malbora e l'altra Moratti riusciva a rincuorare o a far disperare, insomma, però a dare un segno ai tifosi nerazzurri. E insomma, che non capiti è un po' strano, e certamente una parte di questa crisi dell'Inter, mitigata dal tacco di Palacio, ma davvero, per usare una metafora molto abusata, era una rondine, anzi un prezioso volatile che però non fa sicuramente primavera. Ecco, questa assenza di una presenza, scusatemi il bisticcio, è una parte dei problemi dell'Inter.